Benvenuti in questo nuovo video della Big Vanilla 2. Finalmente torniamo su un video normale di gioco. So che stanno mancando un po' all'inizio di questa serie, però le prove sono state belle movimentate, belle incasinate. Ci sono stati tanti imprevisti, tra cui doppio episodio con FaviJ perché il video era durato troppissimo con le valutazioni. Non ci aspettavamo varie cose che sono successe. Ci siamo dovuti un po' arrangiare, ma decisione importante che abbiamo preso tutti assieme dopo che ci siamo resi conto che stava risultando un po' troppo movimentata, abbiamo deciso che le prove dureranno 10 giorni e non più 7. E quindi ci sarà un po' più di spazio ad essere un po' più nel chill, essere un po' più vanillosi e a prendersi il tempo per ogni prova nel modo giusto. Quindi dureranno un pochino di più. Tutto qua, molto molto semplice. Allora, delle cose importanti. Questo video sarà puro vanilla, ma nel mentre chiacchiereremo del Big Ladro, dato che lunedì scoprirete l'identità del Big Ladro. Ok, e poi ne parliamo durante la registrazione video. Anche quella è durata tantissimo. Ne parliamo tantissimo. Dopo. Però oggi abbiamo 2 ore di gameplay. Non penso che le useremo tutte, vediamo un attimo. Da dedicare a farmare oggetti in vista della terza prova. Non sappiamo che oggetti servono, sappiamo soltanto che sarà una prova dove servono tanti oggetti del vanilla. E quindi andiamo a farmare un po' tutto quello che capita. E quindi oggi ce la giochiamo in questo modo e sono felice di rigiocare finalmente vanilla. Allora, delle cose al volo. Numero 1, ho sgobbato 2 mucche a Mark. Esatto, sì. Perché ho visto che le rubate. Ho visto che in zona non ci sono mucche, non ne ho mai visto una. Lui ce n'è un sacco. Ho usato, sono stato onesto, del grano nostro per far accoppiare delle mucche. Così ne ho preso 2, ma ne ho dato 2. Quindi in realtà per lui non cambia nulla, ma noi abbiamo anche le mucche oltre che le pecore. Non vanno tenute qua, per adesso le ho messe qua per comodità. Seconda cosa, il buon Pogodoggo ha cercato di trollare tutti facendo finta di essere il Big Ladro e quindi ha messo un sacco di cartelli. Quindi il Big Ladro apprezza la vostra casa. Ma è pieno, ne ho messo ovunque. Mi aveva anche chiuso il passaggio segreto, ho dovuto fare un casino per riaprirlo. Bel vedi, passaggio vedi, segreto. Vedi, ha trovato pure questo. Molto soddisfatto, sì sì, perché si è messo a cercare in tutti i modi possibili. Poi fammi vedere se qua ce ne sono altri. No, ce ne sono qua, vieni, sali, sali. Arrivo. Ce ne sono 2 qua, non l'avevo visto questo. Il Big Ladro ha dormito sui vostri letti, mi fa molto piacere. Inquietante. E Beletti, anzi Beletti. Io non l'ho capita. Beletti, anzi Beletti. Io lo sai che non capisco le battute. Forse però è intenso sul fatto che scrive mettendo la maiuscola nelle parole. Capito? O forse Beletti BL maiuscola perché Big Ladro. Potrebbe, capito? Capito? Potrebbe. Potrebbe. Allora, potrebbe. Mia cara, non sprechiamo i minuti di gioco perché vi faccio vedere. Timer, ho 116 io minuti ne ho, rimanenti. Vediamo un pochettino. 128, quindi siamo andiamo lì. In giro con il letto, teniamocelo per andare in giusto. Giro. Pensavo okay. Li volessi cambiare. Io raga, ho questa carne che in realtà è citata. Perché questa qui è la carne che usavo mentre facevo tutte le prove alla gente, ruote, i giri con FaviJ e così via. Quindi io questa carne in realtà non la posso utilizzare. Buttala, buttala. No, vabbè, adesso se la butto ci rimane in mezzo alle scatole, la butto dopo. Però il punto è, non abbiamo quindi cibo, mi sa. Sa proprio di no, sai. Ho fatto un casino, aspetta che ho aperto tutto qua. Cioè, 4 fammi vedere, pesci. Abbiamo delle patate. Va bene, patate da cuocere sono tante. Cuocile. E anche 4 pesci, vai, cuociamo tutto. Allora, c'è già del coale dentro le cose. 3... Mi controlli se c'è coale in giro? Secondo me lo sai che comunque ci hanno sgobbato. Vero? Io mi ricordo di averne lasciato perché ne avevo preso tanto quando mi serviva a cuocere la cobblestone per farla diventare della stone. Mi anche a me puzza che non abbiamo più carbone. Secondo me qualcuno è passato lì e un po' se l'è... Controllati però anche l'inventario per sicurezza. No, non ne ho, sto controllando anche quello, Steph, quindi non ne ho. Vabbè. Devo farmi anche un po' di utensili perché ho 3 ma... picconi in pietra. Ok, però scusami, siamo pieni di ferro almeno. Perché se non c'è ferro hanno sgobbato, L'hanno sgobbato. No, ma là ci hanno sgobbato un sacco di cose. Hanno sgobbato quello che c'era nelle fornaci, io il ferro forse ne avevo lasciato un po' lì. No, 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 ma io avevo preso 70 di ferro. Non è neanche nell'inventario? No, perché io ho rimesso tutto a posto queste cose. No. Raga, eravamo pieni di ferro. Allora, io sono quasi sicura, perché mi serviva del ferro, mi pare, per fare delle lanterne, ora non mi ricordo neanche cosa, di averlo lasciato nelle fornaci, cioè hanno rubato il contenuto delle fornaci. Perché io l'avevo preso proprio in stack, l'avevo messo un po' così. Credo. Vabbè, dai, lo rifacciamo, tanto è ferro. Sì, però adesso devo capire cosa creare. Ma c'è qualcosa che non va con il mio inventario. Che secondo me. Non è che ce l'avevi tu quel ferro. Scusa, che... apri l'inventario tuo. Vedi. Ma io ti ho lanciato un sacco di cose oggi. Non è che... No, hai fatto casino tu.
Hai presente che ti ho dato tutto quanto? Perché noi abbiamo già registrato chi è il ladro, perché dovevamo trovarci stamattina. E quindi questo video esce prima, però in realtà abbiamo fatto prima l'altro. A un certo punto ho dato tutte le mie cose a Fere, perché io dovevo prendere i voti di tutti quanti sul Big Ladro. Ah sì, non è che magari ho dato il mio ferro a Marci? Hai dato tutta la mia roba a Marci. E lui non se n'è accorto. Anche l'armatura di ferro gli hai dato. Bene. Che c'è? Guarda. Il mio voto. Ah, ok, occhio, non lo aprire. No. Non lo aprire. Vedi, allora... c'è questo. Ma aspetta, scusami. Cioè, hanno riempito i barili di terra. Questo non l'ho mai visto. Lo so, ma oggi me l'hanno tirato anche in testa quel blocco. Vabbè, allora, prendo e butto tutto. Allora, andiamo, basta. Stiamo perdendo troppo tempo. Sto lasciando il regolamento della prima pro. Ti lascio un po' di patate cotte. Ok. Ne abbiamo 16 a testa, spero ci bastino. Andiamo a farmare tutto quello che riusciamo nel minor tempo possibile. Ok. Cosa andiamo? Io ti direi, andiamo nel Nether e prendiamo un po' di oggetti del Nether. Ok. Perché non abbiamo nulla del Nether. Siccome dobbiamo prendere più oggetti possibili, secondo me prendere oggetti del Nether è già un passo. Ok. Dobbiamo prendere tutti i tipi di sapling, tutti i tipi di fiori. Allora, tu stai correndo un po' troppo oggi. Io sinceramente volevo andare a prendermi, non lo so, un po' di materiali per farmi un'armatura. Allora, o qualcosa del vai genere. A fare quelle cose. Io vado al Nether, esatto. Facciamo cose separate. Esatto, perché io sono ancora messa malissimo. Io ho usato tutte le mie ore per fare la casa. Poi con tutti questi casini del Big Ladro non ho più giocato, quindi non ho fatto niente. Comunque parliamo del voto della casa. Adesso oh, finalmente. Casa. Allora, cosa ne pensi? Sono molto felice. Anch'io. Penso di aver avuto un po' de ghoul. Lo dico chiaro e tondo. No, perché... no, no, zero. Dici? Zero, zero, zero. Tu non hai guardato il video perché sei una pigna. Lo so, era lunghissimo. Ho capito, quindi, allora, ma abbi rispetto. Non è che non l'ho guardato, è che tanto ti ho sentito registrare in una stanza a fianco. No, perché non hai sentito cosa ha detto Favi. Non ho sentito solo quello della nostra casa, perché mi aveva un po' l'ansia. No, perché ti mandavo anche messaggi dicendo porca miseria, non capita mai la nostra casa, perché da come commentava Steph, intuivo che casa avrebbe visto, mi stai facendo confondere. E quindi ho capito che la nostra ultima paura che cedesse due, mi è venuta l'ansia o uno. Ok. E ho messo di ma guardare. Lui ha espressamente detto questo. Ok. Lui ha detto: questa casa per me è un 7. Ok. Non merita voti più bassi. Ma in realtà è un 7 completamente pieno. Ok, meno male. Quindi non è che ci ha dato quel voto per non darlo ad altri. No, no, no. Per lui quello lì era una casa da 7. E io sinceramente sono soddisfatto perché, a parte che ha costruito per un io, però comunque l'obiettivo era non finire nelle ultime tre posizioni e fare una casa carina. 7 esatto. Su 10, ragazzi, è un buon voto. No, io sono molto contenta. In realtà, allora, vedendo poi come è uscita la mia casa, io mi aspettavo tra il 6 e il 7, però più tendente al 6. Quindi comunque mi è andata benissimo, cioè non mi aspettavo minimamente più di un 6. Anzi, avevo paura di prendere anche un 5, quindi ragazzi, per me, per il mio punto di vista, mi è andata di lusso. Comunque, finito di parlare della casa, parliamo del Big Ladro. Allora, io non so dire cose senza essere... Io vi dico soltanto troppo questo. Troppo aperta in quello che dico, quindi l'ho parla scritto tu. Anche come story su Instagram. Penso che il video che vedrete lunedì sarà il miglior video che abbiamo mai fatto nella nostra carriera di YouTube tra i tre canali. E non sì, sto scherzando. Sono d'accordo. Perché è uscito esattamente quello che avevo in testa quando io ho scritto le regole di questa seconda prova. Era esattamente quello che desideravo, ma per 5, perché è stato tutto talmente allineato da diventare incredibile. Ci sono delle scene che secondo me ci ricorderemo a vita di quell'episodio, da quanto sono bellissime. Ed è un video veramente fantastico. Fa ridere, allo stesso tempo è pieno di intrighi e di cercare di capire chi era, chi non era. A tutto. Secondo me è veramente un episodio stupendo e sono felicissimo di come è uscito. Quindi non vedo l'ora che lunedì vedrete questo video, perché veramente è wow. E a questo punto per me ci sono due considerazioni da fare. Uno è che ci stiamo riprendendo veramente bene dalla Big Anchor. E due, che se questo è, diciamo, l'andamento, per me Big Vanilla 2 sopra Big Vanilla sì. 1, tutta sì, la vita. Sì, ma ragazzi, 10 a 0. Ma lo vedrete, lo vedrete. Che poi è stato bello perché fino all'ultimo non sapevamo chi votare, non sì. del tutto. Sì. Quindi devo dire che è stato bello proprio per quello, perché diciamo che se te lo aspetti... Diciamo una cosa. Più persone
di quelle che hanno azzeccato e hanno sbagliato il Big Ladro. Punto, non vi dico altro. Questo è per farvi capire quanto era complicato. La maggior parte dei partecipanti della Big Vanilla 2 nel video di lunedì non avrà fatto il voto giusto. Fine, non dico altro. È entrato Marci, vai a farti dare le varie Marci, cose. Marci, ho sbagliato, mo glielo dico. E ti ho dato oggetti di Steph oggi. Cosa avevi quindi? Di sicuro l'armatura in ferro. Tipo l'armatura in ferro. E i lingotti di ferro. O ferro non cotto. Dili ferro in generale. Ferro è dei pezzi di ferro. Esatto. Facciamo vedere. Purtroppo... Vedi. Vabbè dai, tanto allora il ferro è la cosa più fondamentale perché ne avevamo tanto. Il resto saranno fesserie che ti puoi rifare 2 secondi. Guarda, le fesserie che conosco non avevamo niente. Zitto, chi ti ha fatto nascere? Tu. Allora, vuoi che ti prenda schiaffi? Va bene. Ci sfidiamo, 1v1. Sfidiamoci. 1v1. Una cosa che può essere utile è trovare una swamp. Tanto ci servono anche per mettere le foglie carine nel lago. È che Marci me l'ha promesso e non me l'ha mai dato. Ok. Ci servono a priori. Siccome con quello troviamo gli slime e quindi facciamo le slime ball e quindi facciamo le lead, ovvero le funi, secondo me è una bella idea perché così ci prendiamo il cavallo scheletrico. Perché certo, non sappiamo se servono anche animali. Un cavallo scheletrico sott'acqua. Ok. Proprio sotto... Va bene. Prendo anche l'alveare, potrebbe essere utile, no? Sì, non so se si può prendere a mani nude. Io prendo a mani nude. Provaci, ma nel caso me corro in acqua, non si corre in acqua. No, ma... No, non si può prendere. Non si può prendere nel senso che lo rompi, quello intendevo. Esatto, sì, non l'ho capito. E mi stanno pure seguendo le api. Mi fa molto piacere. Vabbè, non so come funzionano queste cose. I fiori, secondo te? I fiori ci servono tutti. Il punto è che tanti li avevo già presi. Pieno, l'inventario pieno. Comunque abbiamo bisogno di creare un magazzino in casa. Potresti metterti a far quello, faccio lo sai. Quello, piuttosto no, che... Non ce la faccio. Tanto te sei una pigna su Minecraft in giro. Cioè è meglio che ognuno faccia le cose che sa fare un pochino. Anche secondo me, per quello che ho detto, voglio stare a costruire a fare. Io non so giocare Minecraft Vanilla, quindi non so bene come gestirmi le esplorazioni. Ok. Però posso fare un bellissimo magazzino. Puoi fare un bellissimo magazzino, basta che sia un magazzino, guarda. Allora, sono tornato a casa. Ti deposito tutto nelle chest e poi ti organizzi tu. Io riparto subito che ho del lavoro da fare. Lo faccio collegato a casa nostra, il magazzino tanto può essere a provvisorio. Se non ci piace ce lo tappiamo. Io farei una cosa carina, cosa ne so, tipo da qua. E qua sotto creiamo un magazzinone sotto, che va anche verso giù. È bello grande. E facciamo una scala figo che va giù. Sì, ma scala di così, non la ladder. Esatto. E poi un bello stanzone. Sì, sì. Ok, perfetto. E deposito le cose nelle chest e riparto. Così ho l'inventario di nuovo vuoto per farmare nuovamente. Però, scusatemi un attimo. Abbiamo ancora gli alberi di spruce? O ce li hanno rubati tutti pure quelli? Perché vorrei fare le scale in legno. Scale ne abbiamo. Vabbè, nel caso controllo. Però tanto sono convinta di avere probabilmente alberelli, quindi me li ripianto. Allora, 12 alberi di spruce. Perfetto. Legna non lo so. Allora, deposita. E full ho le chest perché tanto devo liberarmi completamente di tutte le cose che ho preso. Ma quelli sistemo io, dai, così esatto. Tu vai a prendere. Qua non mi serve nient'altro. Questo, raga, prima trovo della lava, butto via. E adesso ho bisogno di un po' di legna. Prendo un po' di legna rosa, dai, che almeno di questa ne abbiamo. Facciamo così. Brutti maledetti. Poi così. Perfetto. Oh, su tutti i ladri. Ah no, ci sono. Stavo accusando ingiustamente. Che cosa? Gli alberi sì, di spruce? Sì. Io stavo già insultando. Ma tu me li hai rubati tutti. Un po' troppo presto di insulti. No, io insulto subito. Ho notato. Subito. Allora, quindi ci prendiamo questi. Poi facciamo così e facciamo immediatamente un altro bel piccone. Ceppiamo un altro di ferro. Ma non è meglio farlo partire da qui il magazzino? No, era molto più carino, l'avete detto. È perché ho paura che finiamo. Trastamelo. Ma non è che rompo la camera da letto. No, perché andiamo verso il basso. Ok. Se poi sbagli sei una pigna. Raga, io ho dei problemi. Il giorno che mi ricorderò instant come si fa quel cavolo di coso, sono festeggio. Quel cavolo di... scudo, mi sono ricordato la parola. Dormi. Vado su. E nel mentre posso fare timer, top, 97 minuti, buono. Possiamo, secondo me, fare dei progressi importanti. Io tiro dritto nel Nether. Vai. Allora,
26 patate. Va bene. Mi servirebbero anche dei diamanti in realtà, perché ad esempio non posso prendere l'ossidiana. Però mi viene da dire, ci pensiamo poi. Allora, via, subito. Ta, 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 ta. E ne prendiamo una stack, raga. L'ho creato un altro piccone, sì, perfetto. Perché altrimenti qua siamo spacciati. Buono. Vorrei prendere tutti gli oggetti rossi, tutti gli oggetti blu, intendo a livello di tipo di legna, e la fauna e la vegetazione del Nether. E più o meno basta. Le glowstone. E più o meno basta. Allora, 60, facciamo così, 64, perché così possiamo craftare le varie cose di questo tipo. Ottimo, subito del quarzo. Ok, e un'altra roba ce la portiamo a casa. Opla. E anche di questo, raga, ce ne prendiamo un bel po'. Così andiamo a colpo sicuro, perché ovviamente non ha senso mettermi lì a calcolare cosa tutto devo craftare con questo materiale. No, ne prendo tanto, lo porto a casa e poi ci riflettiamo quando sapremo ufficialmente la prova. Perché in realtà noi la prova la sappiamo, ma non sappiamo gli oggetti da farmare. E voi direte, com'è possibile? Lo scoprirete sempre lunedì. No, in realtà questo lo scoprite mercoledì, mi sa. Perché sì, abbiamo già registrato un pezzo di mercoledì, ma non del venerdì di questa settimana. È incredibile. Vabbè, pensate quanto è difficile gestire questa serie. Oh, la glowstone. Ci arrivo. Questa la possiamo prendere senza impazzire. Così. Eccoci. Mo cado di... Io, ragazzi, come il Nether, odio poche cose nel mondo. Onestamente parlando. Lo so. Facciamo così. Ma se si potesse mettere l'acqua, ci starebbe. Vabbè, certo. Quindi vincere è facile, capito? Quella sì. È la cosa fastidiosa. Lo so. Era proprio per enfatizzare che quello è il vero problema. Sono d'accordo. Allora, glowstone dust 14. So che ne sto facendo cadere più di quanto ne sto prendendo, però non ho molti blocchi da piazzare. E quindi è abbastanza ovvio il motivo per cui sto vedendo se a fortuna mi cadono addosso. Allora. Quanta profonda la vuoi la scala? Ma tipo, secondo me di 5, 6 di giù, verso giù, no? L'ho fatto anche di più, forse. Allora va già bene, perché poi farei però una zona con un bel soffitto alto. Certo, scaviamo tanto. Sì. Bro, ti scongiuro, non saltare. Non hai ancora imparato a farlo, non imparare a farlo adesso. Nessuno ti sta invitando da questo lato. Fatte una vita e fatte una risata. Che se no... Te do una dentata. E mo lo devo picchiare. È più forte di me, ragazzi. È stupida come mossa? Assolutamente sì. La facciamo lo stesso? Assolutamente. Devi morire. Devi morire. E raga, me li faccio bastare. Che dite? Shroomlight 11. 41 di legno rosso, 33, dai, secondo me ho fatto una bella scorpacciata di blocchi. Secondo me possiamo farcela andare bene, ovviamente mi serve tutta la roba della zona blu. Ma, uno, ho paura di non trovare mai più casa. Due, ho paura di non trovare più casa. No, due ho l'inventario praticamente pieno, quindi comunque a priori devo tornare a casa un attimo. Buongiorno. Vieni a vedere. Ah, no, non sei tornato. Ho sentito buongiorno e sono tornato. Sì, guarda. Se torno entro 100 anni è un bene. Potete droppare? No? Mannaggia voi. Stupido. Oh. Grazie. Ok. Ok. Perfetto. Quanti mi ha droppato? Due. Magma cream. Top. È un altro oggetto che comunque volevo portarmi a casa. E ce lo siamo tolti dalle scatole. Ah, di lì c'è la zona blu. E di lì c'è anche un ghast. Arrivederla. Ok, quindi torniamo a casa. Depositiamo tutto. Torniamo al Nether. Prendiamo tutti i materiali vari blu. E a quel punto... A quel punto siamo pronti a... Allora, quanto lo vogliamo fatto bene il magazzino? Bellissimo. Ma grazie al cazzo! Allora, eccomi qua. Sono tornato. Venga a vedere poi. Io temo che non abbiamo più spazio, esatto. Sì, sì. Infatti per quello ti dicevo, come facciamo? Cioè, meglio forse iniziare a mettere delle casse e poi capire come... Io ho tre casse e te le porto.
Vabbè, ma tanto poi sostituisci i blocchi. Ok, no, allora, il quantitativo di discesa, secondo me... È giusto, dai, ci sarei sta. Sarei sceso proprio tre blocchi meno, ok? Vabbè, però ci sta, dai. E l'altezza è giusta. No, hai fatto tutto giusto. Bravo! Ti va bene, perché qua ci stanno tipo, guarda, due, magari ci possiamo allargare di un altro blocco, così poi ce ne stanno due anche in sta parete. E poi vai fino al tetto, capito? Sono un sacco di casse. Io lo farei due in più verso qua. Ok. E nel mentre, guarda, butto una cassa qui con tutte le nuove cose. Però allora due in più non fa, perché ci sarebbe un'altra cassa. No, vabbè, dai, no, possiamo... no. Sì. Vediamo. Tanto facciamo le casse, guardami. Qui e qui. E questo lo arrediamo. Capito? Vabbè, ma arrediamo un po' tutto, mica lasciamo la parete. Sì, sì, però hai capito che intendo, no? Sì, sì. Ok. Allora, tacchete. Raga, devo dirvi, stiamo farmando. Io a questo punto, però, forse... per differenziazione. Comunque è troppo divertente. Avendo degli obiettivi. Sì. È troppo più divertente. Perché ti rende... No, aspetta, perché hai messo la cassa lì? Oh, è solo per prendere le cose. Ho capito, no, devo andarmene, non posso aspettare perché? Che finisci. Mi devi rompere. Mamma la vita. Mia. Una pigna. Cioè. Vai. No. Vai, fai quello che vuoi. Lasciami la vita in pace. Io a te lo dico. Oh, non capisce niente, sta qua. Stavo dicendo che è troppo divertente quando hai gli obiettivi. Perché tipo, se io adesso dovessi solo prendere gli oggetti, sì, bello, ma per quale motivo? E invece qua è per la competizione, per il reality, perché ci sono le prove e quindi sei lì casato. Infatti, secondo me, il lato negativo delle vanilla, quando le fai in tanti ovviamente, è che uno magari si fa alla casa, si prende i suoi materiali, va nel Nether, va nel Land... E poi alla fine un po' tutti. No, secondo me il lato negativo delle vanilla è che se non ti piace tanto buildare come esatto. Noi, non c'è molto da fare come gameplay. Ed è per quello che comunque non abbiamo mai fatta tanto. Perché alla fine poi non ti rimane niente da fare. Sono d'accordo. E raga, non vado di nuovo nel Nether, che tanto sappiamo dove è la zona blu, quindi la facciamo easy. E piuttosto vado a cercare qualche bioma particolare per farmare un po' di blocchi di quei biomi particolari. Quindi magari, come so, una foresta di acacia, piuttosto che qualunque altra cosa ci viene in mente. Quindi ci facciamo quei 15-20 minuti di esplorazione, una roba del genere. Eccomi di ritorno, ho di nuovo fullato l'inventario, sinceramente... poca roba utile, però comunque tutti altri blocchi e oggetti che non abbiamo, quindi va bene così, vanno comunque presi prima o poi. Vi faccio vedere adesso direttamente depositando. Allora, ho trovato uno di quei portali soliti dove si trovano le ceste. Purtroppo la chest era già lootata, ma chi l'ha lootata non aveva preso le varie cose, quindi ho rotto le iron bars, ho preso un po' di stone bricks e tutte queste cose particolari, come potete vedere. Ho killato qualche mucca, purtroppo solo due di pelle, che è pochino, della seagrass. Ho iniziato a prendere un po' di foglie e un po' di sapling e ho preso i Dark Oak sapling assieme al Dark Oak log che ci può servire. Un fire charge che forse era dentro la cassa rimasugliata perché la gente non l'ha preso, un po' di legna di birch, un'ennesima mela, ma ne abbiamo già parecchie se ricordo bene, e bene o male basta. Secondo me... non siamo quelli con più oggetti della serie al momento. No, non credo per niente. Però nemmeno gli ultimi. Ok. E sì, quindi, ci sta. Come, secondo me siamo di nuovo a metà classifica in questo momento. Ma va bene così. Hai visto il magazzino? Sì. Ho iniziato a mettere le casse. Per ora praticamente sto dividendo per macro generi. Quindi qua tutti i tipi. E io però qua non metterei. Io metterei qua. Farei parette da un lato e parette dall'altra. Senza questo. No, te l'ho detto io. Di non far così e non mi hai capito, non ci siamo capiti. Vabbè, tanto non ci vuole niente. Comunque sto facendo dei macro generi in modo tale che poi quando aggiungiamo le ceste in alto, che ancora non le ho fatte perché ho messo gli alberi, si capirà qualcosa. No, nel senso che poi dividi, suddividi in sottocategorie. Quindi qua ci sono tutti i tipi di roccia che poi li puoi suddividere in base al tipo di roccia specifico. Perfetto, capito? Ci fermiamo, siamo a poco meno di un'ora rimanente. Credo che la faremo, ma probabilmente non in video, perché c'è troppa roba da farvi vedere in questa serie, esatto. Quindi farmeremo altri po' di oggetti, quelli che troviamo. Come vedete, niente di che, però ci portiamo avanti prima che inizi ufficialmente la sfida. Io spero che questo episodio più vanilloso in mezzo a 2000 casini e 2000 contenuti strafighi vi sia piaciuto. Io l'ho apprezzato da fare e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!